copia e riproduzione di documenti digitali da analogico a digitale. Allora, ma i dirigenti sanno che la loro firma è una firma che serve a più scopi, non è una firma che serve esclusivamente a dire io sono l'autore del documento. Quella firma serve anche a dire certifico l'autenticità di questo documento. Quindi un documento analogico trasformato in digitale ovviamente dovrà essere certificato dal dirigente che lo firmerà digitalmente, non tanto quanto documento del quale è entrato in possesso, quanto invece documento che lui stesso ne certifica l'autenticità. E cosa ne è di un documento analogico che è stato digitalizzato? Che cosa dobbiamo farne di questo documento? Beh, direi che un documento analogico digitalizzato e sottoposto ovviamente a conservazione sostitutiva può essere tranquillamente distrutto. Quindi la distruzione degli atti di carta deve avvenire qualora l'atto di carta diventa documento digitale. Perché questo? Perché il CAD dice che il documento digitale è unico e originale. Quindi, una volta realizzata la digitalizzazione, ci troveremo in mano documenti originali. E quanti sono questi originali? Uno, più di uno. Se io ho un documento digitale in mano, posso duplicarlo, posso farne 100 copie e distribuirlo. Ognuna di queste copie è unico e originale. Quindi il grande potere che ha questo strumento per poter distribuire originali, diciamo un po' a tutto il mondo. Vabbè, la copia digitale di un documento digitale non modifica il documento, è l'esatta copia della sequenza alfanumerica che compone il... Ecco, una piccola informazione rispetto ai timbri digitali. Vorrei che voi non faceste confusione con il timbro digitale con quello che prima per noi era il timbro che ufficializzava un atto, il famoso timbro, quello tondo, quello di ferro, quello che ci dava ufficialità all'atto. Ebbene, quei timbri non servono più a nulla. Ho avuto una discussione sulla rete con un collega che aveva appena speso 250 euro per comprare il timbro nuovo e 250 euro per distruggere quello vecchio, perché voi forse non lo sapete, ma i vecchi timbri vanno distrutti e va anche pagata la zecca per questa operazione di fusione, no? Vengono fusi e distrutti definitivamente. Ebbene, questa spesa di 250 euro è stata totalmente inutile. Perché se questa pubblica amministrazione fosse stata una pubblica amministrazione dematerializzata e quindi avesse rispettato le norme sulla dematerializzazione, quel timbro non aveva nessun motivo, non c'era nessun motivo per acquistarlo. Ok? Così come le firme analogiche. La firma analogica posta su un documento di carta, nel momento in cui il documento di carta è stato digitalizzato, non ha più valore. Ha valore solo se quel documento digitalizzato verrà autenticato, diciamo certificata la sua autenticità da una firma digitale. Quindi il timbro digitale inteso come lo vediamo sulle nostre buste paga non è un timbro digitale, diciamo non è un timbro, è semplicemente un, chiamiamolo ancora timbro, ma che porta informazioni al documento. Quindi noi possiamo addirittura sottoporre questo documento, una volta che è stato diciamo sottoposto ad una trasformazione con questi codici, possiamo apporre questo timbro per arricchire di dati il documento, possiamo addirittura apporre questo timbro che riprodurrà lo stesso documento se un software apposito dopo la scannerizzazione potrà ritrasformare questo documento in digitale. Ecco, diciamo che può servire semplicemente per la digitalizzazione di un documento digitale che era stato stampato, quindi ci consente di riportare informazioni. È ovvio che la firma digitale, facciamo meno di parlarne, è la base di tutte queste operazioni. Un documento non firmato digitalmente non esiste, quindi è inutile archiviare documenti non firmati digitalmente, e a fronte di una archiviazione dovremmo mettere un documento, non tanti documenti come per un po' di tempo abbiamo fatto noi sbagliando. Cioè, di solito una pratica è fatta di alcuni documenti, non di un documento. E per tenere unita la pratica tentavamo di metterli tutti nel medesimo contenitore.
lettore, finché abbiamo scoperto la fascicolazione. Cioè, quando si lavora in un ufficio, entra un documento, a volte fa aprire una pratica, un fascicolo, no? Questa apertura di pratica, oltretutto, se è un'apertura di pratica di un fascicolo che appartiene ad una persona, questa persona dovrebbe anche essere interessata di questa apertura della pratica. Prova ne è che il tribunale, quando apre una, fa una comunicazione a chi è interessato ai suoi interventi. Per cui noi dovremo creare uno strumento che ci consenta di aprire pratiche, riempirle di documenti e di chiudere le pratiche e avere in questo modo un monitoraggio perfetto e poter rispondere anche al decreto trasparenza sulla quantità di pratiche che vengono prodotte e sui tempi che necessitano per produrre quelle pratiche. Quindi l'archiviazione digitale ci consente di raggiungere questi obiettivi. Se noi non attiviamo l'archiviazione digitale, siamo costretti ad andare a spulciare le scrivanie dei vari assistenti amministrativi o impiegati per vedere quanto lavoro arretrato hanno. Perché? Perché non abbiamo uno strumento per valutare il loro lavoro sotto il profilo del quanto ne stanno facendo o di quanto ce n'è ancora da fare o di quanti arretrati ci sono su una scrivania. Ecco, con la digitalizzazione degli archivi noi potremo tranquillamente controllare e verificare quanti atti devono ancora essere prodotti, quante pratiche sono state chiuse, quante pratiche un tale assistente amministrativo dovrà ancora fare e valutare quindi chi lavora e chi non lavora e quindi attivare una premialità forse a questo punto mirata in modo più efficiente. Ecco, questo ci consentono gli archivi digitali, non sono solo il trasformare in PDF, che poi ci hanno appena detto che i PDF no, non ci servono, anche se però visto che Acrobat 11 mi rilascia un XML e quindi già ho un open data, ecco, e quindi posso partire da un Acrobat, da un PDF se è ben formato, perché è inutile fare un XML, ci ho provato ieri sera, ho detto adesso butto su un PDF fatto male e voglio vedere cosa succede se lo trasformo in XML, cioè non succede nulla, non lo fa, cioè lo fa ma è vuoto. Perché? Perché non è riuscito a codificare le varie parti di quel documento, perché l'XML altro non è che una codifica delle varie componenti del documento, in modo che ordinandoli in un file di testo, punto XML appunto, possa essere poi riprodotto in modalità diciamo visibile a chi non legge il codice. Ecco, questo è un po' il senso, anche il gancio che volevo dare con il loro intervento. Avrei potuto fare un mini card, ma ragazzi è un anno che vado in giro a fare sta storia e sono un po' stanco, no? E avevo preparato un mini card, però mi rifiuto di farvelo vedere perché sono veramente un po' così, preferivo interagire con questo tipo di argomenti, cioè verificare qual era la fattibilità nella produzione degli open data nei nostri uffici e nella nostra modalità di lavoro. Nessuno di noi ha mai prodotto un CSV. Ok? Nessuno. Molti forse non lo sanno che è un semplice database formato testo. Non è nient'altro che un database formato testo in cui i valori sono separati dal carattere di tabulazione. Basta un semplice software che legga questo, anche un Excel, e rigeneriamo il nostro documento, anche se era in formato testo. È chiaro che rilasciato in formato testo è più leggero. Non ha tutte le inutili gli inutili ammenicoli che Microsoft gli mette, no? O che anche altri software utilizzano per poter far visualizzare questo documento. Quindi rigidamente l'archiviazione digitale prevede che noi archiviamo documenti che possono essere ricercati, che possono essere trovati, perché come funziona la ricerca in un archivio digitale? Semplicemente con un motore di ricerca. Quindi io avrò un form come in Google, scriverò qualcosa che mi aiuti a cercare questo documento e questo documento, se è stato ben archiviato, ben collegato ai suoi figli, quindi ai suoi parenti, no? Di documento, e ben collegato a eventuali fascicolazioni, perché magari appartiene ad una pratica che deve essere lavorata, ecco, allora avete fatto una vera archiviazione digitale. Diversamente, se vi accontentate di mettere su una pennetta o su un hard disk o anche su un servizio di archiviazione digitale pagato profondamente dei semplici file senza dar loro una organizzazione logica, una struttura, ovviamente non avete raggiunto l'obiettivo. Io mi devo fermare perché penso che sia, anche perché se poi parto è fatta, non mi fermate più davvero.